Assolutamente, noi siamo stati penalizzati già quando siamo stati i primi a dover chiudere nel primo lockdown, abbiamo fatto fatica a ripartire, sono state false ripartenze, tutto il settore, tutta la filiera dello spettacolo ha avuto grandissime difficoltà e quindi è stata una falsa ripartenza, questa falsa ripartenza chiaramente ha creato pochissimo lavoro e spesso anche poco tutelato e soprattutto magari con contratti che non erano proprio quello, il massimo e poi immediatamente nel momento in cui si sperava in una ripartenza nei teatri eccetera, con una chiusa con tantissimi problemi, è ripartita questa chiusura, che significa veramente per noi la morte, quindi significa trovarci senza lavoro, senza nulla. Oggi protestiamo perché i teatri, le fondazioni sinfoniche, i teatri di prosa, le istituzioni jazz, tutti i precari, i meravigliosi talenti che abbiamo, attori, musicisti, maestranze, sarti, non ne possono più, basta, chiediamo le coperture istituzionali, chiediamo gli ammortizzatori sociali dedicati, chiediamo il raddoppio dei finanziamenti per la produzione culturale. In questo momento di pandemia pensiamo che come tutte le guerre, perché questa è una guerra, la cultura non si può fermare. Beh, intanto bisognerebbe che il governo centrale si rendesse conto che noi non siamo un popolo di invisibili e che siamo dei lavoratori. Noi non siamo rappresentati da niente, da nessuno e non siamo neanche una categoria, però sta di fatto che tutte le sere, tutti i giorni la gente accende la televisione, accende la radio, va al cinema, va in teatro e si svaga grazie al nostro lavoro. Ora io dico, forse sarebbe il caso di cominciarci ad assimilare veramente ad una categoria di lavoratori, perché tali siamo, paghiamo le tasse, paghiamo l'IVA, paghiamo tutto quello che riguarda i proventi del nostro lavoro, però per questo lavoro non siamo riconosciuti. È triste in una società nella quale il nostro governo, i primi tagli che ha sempre fatto negli anni, nei governi precedenti, sono stati alla cultura e alla sanità. Infatti stiamo vedendo in che condizioni ci ritroviamo. Al di là di farvi passare dei bei pomeriggi a teatro, di farvi divertire, gli attori sono dei lavoratori, ci sono dietro ogni attore che sta sul palco, ci sono dei tecnici che hanno delle famiglie, ci sono dei macchinisti, ci sono dei lavoratori che aspettano di poter lavorare. Noi chiediamo in questo momento un grande sostegno da parte dello Stato, non perché vogliamo essere così mantenuti, ma semplicemente perché il periodo è molto difficile e non riusciamo a lavorare. Però di fondo c'è che noi vogliamo tornare a lavorare, quindi si devono trovare dei parametri, dei modi per poterci far tornare a teatro e soprattutto che la gente torni a teatro.